Amici del calcio giovanile, buona serata dalla nave di Castiglion Fiorentino. Torniamo a seguire il campionato Under 15 Lega Pro. L'Arezzo affronta la Fidelis Andria. Insiste la Fidelis Andria, Sughiano. Poi prova a partire Curci, ha superato Maggi. La Rocca controlla a proseguire, messo fuori, arriva Liso, parte il tiro e palla in rete! Che gol da parte di Liso! Porta in vantaggio la Fidelis Andria, davvero una staffilata che ha sbattuto sul palo e si è infilata in rete. Arriva poi Bartoli, cerca Occhiolini, attenzione la palla sembra buona, Occhiolini tutto solo, Occhiolini! Pareggia l'Arezzo! Il pari dell'Arezzo con Occhiolini! Al 15esimo l'Arezzo rimette le cose a posto, approfittando qui di un disimpegno sbagliato, Occhiolini solo davanti al portiere Ancona, battuto il calcio di punizione, attenzione che c'è Occhiolini, Occhiolini per Sinani che parte da solo, Sinani tutto solo, tutto solo, Sinani che in corso, Sinani che rimane in piedi, scarta anche il portiere, la porta è vuota, Sinani, no, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Curci. Calcio di punizione, altro giallo in arrivo. È rosso perché è per Occhiolini. Due gialli nel giro di due minuti. E dunque viene espulso Occhiolini. Sacchetti, La Rocca, fischiato l'arbitro, parte La Rocca, destro, la parata e poi fuori, Sacchetti, abbracciato da tutta la squadra, la prodezza del portiere dell'Arezzo che salva tutto pagando il calcio di rigore. Sta per fischiare l'arbitro Selimi, pronto Maggi. Va col sinistro, Maggi, la palla passa, non trattenuta, Menci, la porta è vuota, Arnetoli, Arnetoli, l'Arezzo passa in vantaggio, l'Arezzo passa in vantaggio, stavolta Arnetoli riesce a trovare quel gol che l'Arezzo non aveva trovato prima e in 10 la squadra Amaranto trova il 2-1. E poi Arnetoli, attenzione al contropiede, c'è solo Sinani, Arnetoli, dall'altra parte Fabianelli, Arnetoli fa tutto da solo, Arnetoli tutto solo, Arnetoli, la doppietta di Arnetoli che chiude la partita, 3-1 per l'Arezzo, Arezzo che dunque è riuscito in 10 a trovare i due gol che aveva sfiorato in parità numerica. Batte col destro Barletta e palla in rete, bel gol di Barletta sul quale si chiude la partita, finisce 3-2 dunque per l'Arezzo con questa staffilata di Barletta. Insieme a Dante Gioacchini, allenatore dell'Arezzo. Allora, una partita che era cominciata in salita, che l'Andria era partito forte, ha trovato il gol, però la tua squadra ha saputo, insomma, soffrire al momento giusto e venire fuori poi soprattutto nel finale. Sì, potevamo fare qualcosa di più rispetto alle partite precedenti, siamo stati un po' in difficoltà ai primi minuti, poi ci siamo ripresi, anche se insomma dal punto di vista del gioco non è stata una prestazione come piace a me. Comunque, alla fine abbiamo vinto in merito dei ragazzi, questa è la cosa importante. Ricordo che poi sono arrivati dopo che siete rimasti in 10, perché c'erano state quelle clamorose occasioni, no? Sull'1-1, lì cosa hai pensato? Che poi c'è stato anche il rigore per l'anno. Io se, i risultati non li guardiamo perché l'obiettivo è la crescita e certe situazioni devono essere gestite meglio, quindi sia in fase offensiva che in fase difensiva. Comunque le occasioni sono state create, forse ecco, dal punto di vista del palleggio volevi qualcosa di diverso. Più fluidità di manovra, più gestione del pallone in fase di possesso palla, però diciamo che la cosa importante era affrontare la partita in un determinato modo e ci siamo riusciti anche se abbiamo preso il gol subito a freddo. Rispetto all'inizio, in che cosa pensi che la squadra è cresciuta e in che cosa ancora deve crescere? Deve crescere moltissimo sotto il piano caratteriale e anche nella gestione del pallone. Il metodo di allenamento rispetto all'anno scorso è totalmente cambiato e quindi per assorbire il metodo alcuni mesi ci vogliono, quindi stiamo cominciando a vedere i primi risultati.